Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo un test di un kit di filtri per Osmo Pocket, veramente spettacolare. E la situazione ideale per provare questi fantastici filtri ovviamente è il mare. Quindi ci troviamo in Toscana e facciamo il test con una giornata di sole pieno, quindi una luminosità esagerata, dove ovviamente i filtri vanno a fare il loro lavoro. E in più c'è il mare con i suoi riflessi per andare a sfruttare a meglio la versione di filtri polarizzata 3ND e 3ND polarizzati. Vi lascio il link in descrizione di Amazon se li volete acquistare, perché veramente su Osmo Pocket sono la morte sua, ragazzi, sono veramente eccezionali. Questo kit veramente è fantastico, ha dentro all'interno 6 filtri 3ND normali e 3ND polarizzati, vanno dal 4 al 16, quindi 4, 8, 16 normali e 4, 8, 16 polarizzati, quindi abbiamo tutti i filtri che ci servono nelle varie situazioni. Quindi ragazzi, adesso mettiamo subito alla prova l'Osmo Pocket con questi filtri. La giornata è proprio l'ideale per provarli, perché c'è un sole esagerato, forse si vede anche dalle gocce di sudore che mi stanno colando giù da tutte le parti, e soprattutto c'è il mare, quel bellissimo mare della Toscana, che diciamo con tutti i suoi riflessi che ha questo sole metterà alla prova sicuramente in maniera esaustiva i nostri filtri ND polarizzati. Partiamo con i filtri ND normali e poi iniziamo con quelli polarizzati. Ovviamente i filtri sono magnetici, quindi basta appoggiarli e loro fanno già il loro dovere. Quindi adesso andiamo a aprire la confezione, così vi faccio vedere com'è all'interno la confezione di questo prodotto. Allora, all'interno troviamo un pannetto in microfibra per pulire i filtri e la lente dell'Osmo Pocket, e poi ovviamente troviamo i set di filtri ND. La scatoletta si apre così, ok, tipo scatoletta da gioielli, e abbiamo questi qua leggermente arrotondati, vedete questi qua sotto che hanno diciamo la forma rotonda, sono quelli polarizzati, mentre quelli sopra che hanno la forma proprio della lente dell'Osmo Pocket sono quelli ND. Sono belli perché sono anodizzati, color amaranto, sono molto molto belli ragazzi. Quindi adesso partiamo montando subito quelli non polarizzati, che quelli polarizzati li proviamo inquadrando i riflessi del mare, che diciamo è dove loro fanno il loro lavoro migliore. Ovviamente ragazzi, quelli polarizzati sono rotondi perché la ghiera gira, cioè la parte rotonda gira, perché è quella che ci permette di andare a regolare la polarizzazione. Ovviamente abbiamo un punto neutro dove ci sono due trattine, adesso ve li faccio vedere. Vedete qua, non so se riuscite a vederlo, qua, girando la ghiera, comunque ci sono due lineette bianche che, se messa a combaciare, è il punto diciamo zero. Da lì in poi possiamo regolarli e andare a cercare diciamo la nostra soluzione ideale. Tipo oggi non so se riesco, perché nel display dell'Osmo con tutta sta luce non so se riesco ad andare a vedere quanto andare a regolarla. Questa cosa di andare a girare la ghiera per regolare la polarizzazione, oggi prendetela un po' con me, perché nel display dell'Osmo con tutta sta luce magari non riesco realmente a vedere bene come girarla. Però secondo me il vantaggio di questi filtri, tra non averli e averli con una situazione del genere, si vede già così. Quindi ragazzi, mi raccomando, non ditemi ma però se giravi sapete perché. Andiamo a montare subito un filtro ND4, lo vado a appoggiare sulla lente dell'Osmo. Ecco ragazzi, come sono diventato? Sono migliorato? Sono peggiorato? Non lo so, me lo direte voi nei commenti. Adesso ho montato un filtro ND4, il sole mi sta riprendendo tantissimo, c'è qualche nuvolettina bianca appena appena. Questo è col filtro ND4. Adesso vado a togliere l'ND4. E vado a mettere ND8. Ok ragazzi, questo è l'ND8. La situazione è sempre la stessa, quindi ditemi cosa cambia, se migliora, peggiora, perché secondo me ragazzi sono veramente eccezionali, Vi ricordo il link di Amazon in descrizione se volete dargli un'occhiata, perché per chi ha un Osmo Pocket comunque sono filtri che vengono veramente utili, ragazzi. Allora adesso proviamo l'ultimo, che è l'ND16, l'ultimo della serie ND non polarizzata, che vi ricordo che qua abbiamo dall'ND4 all'ND16, quindi ND4, ND8, ND16, ND normali e ND polarizzati. Allora, ok ragazzi, questo è l'ND16, ditemi voi cosa cambia, se meglio o peggio.
Mi metto anche in posa. Ok, quindi questi sono i tre filtri ND 4816. Adesso vado a mettere, ovviamente andiamo a inquadrare il mare e andiamo a montare gli ND polarizzati, perché anche in questi ragazzi, con questo mare, con questi riflessi, senza filtri polarizzati, e ciao. Allora, adesso vado a girare l'osmo così l'osmo sta registrando contro sole i riflessi del mare. Adesso gli andiamo a applicare i filtri. Questo filtro ND4. Ditemi voi se com'è, come non è. Dovrebbe essere già comunque un passo avanti anche l'ND4, anche se in questa situazione, secondo me, ci vuole un ND16. Adesso vado a togliere l'ND4, spero di non farlo cadere perché se mi cade qua lo perdo perché sono in mezzo alle rocce. Vado a mettere l'ND8, questo è con ND8 ragazzi, quindi abbiamo il sole contro l'Osmo Pocket, i riflessi del mare. E comunque dovrebbero già essere situazioni che vi danno l'idea del miglioramento con o senza filtri. Adesso vado a montare l'ND16, quindi tolgo l'ND8. Ecco ragazzi, adesso montato l'ND16, cioè vedete ragazzi che spettacolo dovrebbe essere con questi filtri. Io li avevo già provati, mi avevano veramente entusiasmato per quello che poi li ho recensiti. Quindi ditemi la vostra. Adesso ragazzi vado a togliere il filtro e vi faccio vedere la differenza senza filtro. Ok, così ho tolto il filtro e la situazione, vedete, inquadro le stesse cose, quindi la situazione è la stessa. Andiamo anche contro luce di brutto come prima. Vedete? Adesso ve lo vado a mettere ancora, vi faccio ancora capire. Adesso sto continuando a mettere l'ND16, ragazzi, perché secondo me in queste condizioni l'ND16 è l'ideale. Ok, ragazzi, adesso il sole se n'è andato dietro un po' le nuvole, quindi in questo momento non ho su neanche un filtro. Allora, adesso mi state vedendo senza filtri, perché comunque tanto il sole adesso se n'è andato dietro a un po' di nuvole che prima non c'erano, sono arrivate veramente velocissime. Ho fatto appena in tempo a fare il video con il sole pieno e tutti i riflessi giusti per metterli alla prova. E adesso, giusto per dire, ecco, ti abbiamo lasciato abbastanza tempo, arriviamo noi nuvole a rompere le palle. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questo set di filtri della Skyret vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su. Vi ricordo il link di Amazon in descrizione per acquistarli. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte per non perdervi neanche un'offerta se non l'avete ancora fatto. E se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un volo, un test. Ciao!